partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Benvenuti a questo incontro del Movimento 5 Stelle Montesilvano, incentrato focus su questa patologia che è il gioco patologico d'azzardo o ludopatia. Vi ringrazio della presenza a nome di tutto il Movimento 5 Stelle Montesilvano e una comunicazione di servizio: se potete abbassare il volume dei telefoni perché potrebbero creare interferenze con il sistema audio. Allora, questa serata l'abbiamo organizzata in questa maniera. Come per primo adesso vi presento i nostri ospiti e dividiamo gli interventi in due macro gruppi. Io partirei presentandovi i nostri relatori, che sono il dottor Dafermo Giorgio, che è psicologo del SERT di Pescara, il servizio per tossicodipendenza. Grazie di aver partecipato. Poi abbiamo Stefano Mezzanotte, che è detentore del patentino GAP per l'assistenza agli affetti da patologia e responsabile di una struttura di recupero per il gioco d'azzardo. Grazie. Successivamente gioca in casa Andrea Colletti, che è deputato del Movimento 5 Stelle Montesilvano, direttamente in Parlamento. Voglio ringraziare anche il gruppo di Pescara che vedo partecipe, è sempre presente. Non esageriamo. Ci siamo organizzati in questa maniera. Il primo giro parleremo a livello tecnico e teorico di questa patologia e del gioco patologico d'azzardo. Nel secondo pezzo di questa serata invece parleremo direttamente di Montesilvano e della patologia come è radicata nella nostra città. C'è il telefono. Grazie. Sarà interessante vedere anche nella nostra città come fare un focus direttamente sulla nostra città. Poi ci sarà un momento in cui dovrete fare delle domande, se avete delle curiosità, oppure direttamente degli interventi. Quindi adesso passerei direttamente la parola al dottor Giorgio Dafermo e buona serata, grazie a tutti. Allora, diceva il conduttore, quindi io sono Giorgio, lavoro da diverso tempo al SERT di Pescara, anche se non mi occupo direttamente di dipendenza dal gioco, perché abbiamo creato dei settori all'interno del nostro SERT, appunto per cercare di qualificare meglio le risposte che diamo. Sono invece nato a Montesilvano, a cui sono molto legato, e quindi dicevo prima, a livello anche informale, piacerebbe anche, ho accettato con entusiasmo questo invito, perché mi permette anche di rendicontare un po' sulla situazione di Montesilvano a livello un po' generale e poi in particolare rispetto al problema che stiamo affrontando questa sera. Allora, il gioco ha avuto, quindi farò una promessa teorica di 10 minuti, diciamo, e poi dirò anche qualche consiglio, se ci fosse qualche familiare, rispetto a come comportarsi nei confronti di persone che hanno, fra virgolette, questo vizio del gioco, e alla fine anche qualche informazione su come accedere al nostro servizio. Allora, il gioco, anche a livello legislativo, oggi è visto sotto diversi profili. Ci sono diverse tipologie di giocatori e solo questo occorre dirlo, c'è il giocatore occasionale e c'è il giocatore patologico. Il giocatore patologico è quella persona che gioca più volte al giorno, cioè quindi non riesce a resistere a questo impulso, a questa dipendenza, e fa del gioco una propria ragione di vita.
Questa è la vera dimensione del giocatore patologico. Le altre persone, quelle che giocano ogni tanto, cercano in qualche modo di vivere con il gioco un rapporto di tipo diverso, sono chiamati giocatori occasionali o abituali, a seconda della frequenza. Le distinzioni vengono fatte soprattutto rispetto sia alla frequenza che ovviamente ai soldi che giocano. L'ultima percentuale, secondo le statistiche, giocatori patologici in realtà non sono tantissimi rispetto alla globalità, meno del 10%, però diciamo che spesso e volentieri questa dipendenza dal gioco si associa ad altre forme di dipendenza, l'alcol, le droghe, in particolare la cocaina, ed altre forme di patologia, spesso e volentieri anche di carattere psichiatrico, quindi persone che usano psicofarmaci eccetera eccetera. Quindi già da questo noi vediamo che il semplice giocare può assumere connotati abbastanza complessi. Quindi dicevo, persone che fanno del gioco una propria ragione di vita. Gli atteggiamenti, quindi gli aspetti più importanti, sono la compulsione, quindi questo desiderio irrefrenabile che io ho nel compiere questo atto, e il piacere che poi ne deriva. Una cosa particolare, che forse non molti sanno, è che il piacere del giocatore è un piacere che non è tanto legato alla vincita, tanto poi quello che vince non rigioca, ma è l'attesa della vincita, dell'eventuale vincita che dà piacere. Cioè, abbiamo visto che in effetti tutto il discorso del piacere che si sviluppa attraverso il desiderio di giocare è legato all'attesa per un'eventuale vincita, e questo è il momento di vero piacere. Che dire, ci sono meccanismi, detto questo, quindi la compulsione, l'impulsività eccetera, ci sono dei meccanismi a diversi livelli che intervengono e che rendono questo quadro disastroso, soprattutto per, spesso e volentieri per le famiglie. E quindi quali sono questi elementi? Uno è, sono stati fatti quindi degli studi sulle cause, diciamo così, di questa patologia legata al gioco. Gli studi sul gioco non sono, diciamo così, sono abbastanza recenti. Quelli che vi dico sono quindi studi che in linea di massima sono stati prodotti all'estero, adesso stanno un po' in qualche modo, si sta un po' studiando il fenomeno anche in Italia. Diciamo che, detto questo, quindi la compulsione, il desiderio irrefrenabile di giocare, quindi la persona che perde in qualche modo il governo di se stesso, non riesce più a governare i propri comportamenti, arriva un momento in cui non riesce più a dire io non voglio giocare, non ce la fa più. È un po' come l'alcolista, un po' il tossicodipendente, perché quindi assume la vera e propria forma di dipendenza. Cioè diciamo che, e questa è la cosa importante da dire, è una dipendenza vera e propria come le altre dipendenze, come la tossicodipendenza, come l'alcol, eccetera. Non è più legata a una sostanza, quindi non è una dipendenza da sostanze, ma si dice in gergo è una dipendenza comportamentale, cioè io dipendo da questi comportamenti, e dicevo si associa spesso ad altre forme di dipendenza. Come tutte le dipendenze, non è molto facile da curare inizialmente, anche perché, questo anticipo un attimo, anche vado un attimo avanti, non esistono cure farmacologiche. C'è qualcosa, ma non siamo ancora agli inizi, non ci sono cure farmacologiche atti a risolvere questo problema della compulsione verso il gioco. Quindi tutto il discorso parte e adesso in qualche modo si dovrebbe gestire attraverso la psicoterapia. Non esistono comunità nemmeno che in qualche modo curano queste persone. Qui magari può essere più preciso l'onorevole, perché è stata riconosciuta come malattia, però i CERT, il servizio pubblico, si deve occupare di queste persone, però non esistono ad esempio fondi per altre strutture, comunità eccetera, dove ad esempio noi possiamo inviare queste persone, e in qualche modo cose che invece possono fare i ragazzi tossicodipendenti normali oppure gli alcolisti. Quindi siamo ancora in una fase di studio e di predisposizione di interventi per questo tipo di, fra virgolette, malattie. Ok, detto questo, andiamo sulle cause. Le cause possono essere di tre tipi, sociali, psicologiche e biologiche. Purtroppo, perché qui affrontiamo anche un discorso che non è molto simpatico, cioè il giocatore ci nasce o ci diventa?
Io faccio parte di una generazione che ha sempre privilegiato il discorso dell'ambiente, cioè quindi cercando di capire l'uomo in funzione dell'ambiente circostante. Però purtroppo le neuroscienze oggi vanno avanti e quindi sono stati fatti degli studi anche importanti su questo discorso delle dipendenze, fino ad arrivare a una conclusione, che è questa. Cioè nel giocatore ci sono alcune zone del cervello che sono meno sviluppate di altre. Cioè noi abbiamo nel nostro cervello alcune zone, la zona delle emozioni, la zona del controllo dei comportamenti ed altro, la zona del controllo del comportamento è la zona prefrontale, quindi dietro la zona che abbiamo dietro la fonte, lì c'è un meccanismo di controllo dei nostri comportamenti, di filtro delle emozioni, che nel giocatore è meno sviluppato. Si è visto questo. Quindi il giocatore non è consapevole, cioè è meno consapevole di altri, di queste emozioni, è più portato di altri a mettere in atto meccanismi compulsivi e ha meno facoltà di controllare questi meccanismi compulsivi. Quindi questo è un primo dato. Da non sottovalutare perché molti rifiutano queste ipotesi di tipo biologico a priori, ma non è così, purtroppo ci dobbiamo aprirci anche ad altre ipotesi. Questo consegue anche, da questo ne consegue anche che il giocatore non ha capacità di scelta spesso e volentieri, cioè non riesce a scegliere, dicevo prima, il proprio bene, cioè non riesce a scegliere l'autocontrollo, perché gli mancano dei substrati di tipo fisiologico. Poi ci sono anche discorsi ormonali, insomma, discorsi complessi, però in sintesi su che è quello. Ci sono delle zone, un funzionamento, diciamo così, di tipo biologico che è carente. Seconda ipotesi, quindi causa di tipo psicologico, le cause di tipo psicologico possono essere diverse, il discorso sarebbe molto lungo. Io ne dico tre o quattro che per me, anche per esperienza, sono importanti, anche in termini di prevenzione. Uno è il discontrollo delle emozioni, cioè una persona che non riesce a controllare le proprie emozioni, quindi non riesce ad essere in qualche modo una persona che di fronte alle situazioni riesce a controllarsi, quindi una persona che è irascibile, che in qualche modo risponde alle situazioni in maniera patologica. Discontrollo del tono dell'umore, quindi una persona che spesso e volentieri non controlla né l'aggressività ma nemmeno il proprio stato dell'umore, quindi adesso è depresso, poi è contento, poi è ancora depresso, eccetera eccetera. Terzo aspetto, sono persone che in qualche modo estroverse, nel senso psicologico del termine, non hanno molta capacità di introspezione, voglio dire. Queste sono un po' le caratteristiche, cioè persone che in qualche modo non sono state abituate alle regole. Queste sono le caratteristiche psicologiche. Perché è importante per la prevenzione? Perché molte volte questi disturbi sono mischiati ad altri, per cui la persona, un adolescente magari ha questi atteggiamenti alternati anche alla poca comunicazione, al silenzio, alla poca attenzione verso i genitori, per esempio, e questi sono tutti sintomi da tenere in considerazione. Ce ne sono anche altri, la scarsa autostima, diciamo così, questo rapporto anche manipolatorio nei confronti degli altri, quindi persone che in qualche modo tendono, io lo dico sempre, a essere molto, troppo egoisti, cioè vengono loro, il giocatore è questo alla fine, non che ci giriamo attorno, cioè mette il proprio i soldi, la propria condizione, il proprio star bene al primo posto. Sono persone che da un punto di vista psicologico vengono descritte come una personalità tipo antisociale, però che hanno questa capacità quindi di manipolare gli altri in funzione di se stessi. Cioè, e qui ci spieghiamo anche le famiglie che spesso e volentieri, no, assistono a questi drammi dove mogli, figli, eccetera, in qualche modo assistono ai debiti, cioè persone che fanno debiti e in qualche modo sono inclusi in questo vortice, non riuscendo ad avere un equilibrio nei confronti dei bisogni anche dei figli, delle mogli, eccetera, eccetera. Allora, queste un po' sono alcune caratteristiche del giocatore a livello. Poi c'è il livello sociale. Io qui ci metterei al primo posto la crisi economica. Cioè è inutile che ci giriamo attorno, cioè, questo fenomeno è cresciuto sia per la crisi economica sia anche per quello che io dico, e qui è importante anche a livello politico secondo me,
la scarsa partecipazione delle persone alla, alla vita sociale, alla, a rinchiudersi un po', anche perché diciamo non si riesce ad avere risposte certe su questo, e quindi ad avere una dimensione psicologica di solitudine, cioè per cui le persone in qualche modo vivono questa dimensione del sociale in maniera povera, non riescono ad avere rapporti importanti, gratificanti con gli altri. Questi sono un po', ivi compresi, il discorso del... quindi si cerca di dare una risposta individuale a un problema non considerando comunque gli altri, cioè io cerco di avere una mia strada che è quella di vincere, per cui io vincendo sto bene. Poi questo non è vero, che abbiamo detto, perché poi dopo il giocatore in qualche modo questa dimensione del piacere è molto particolare, però io direi queste due dimensioni legate al sociale. Queste un po' sono le cause che si sono un po' studiate, quindi a livello biologico, a livello psicologico e a livello sociale. Ok, cosa si può fare per prevenire questo? E quindi arrivo anche un attimo al mio servizio. Il servizio dove lavoro ha attivato questo servizio per il gioco, dove lavoro lo psicologo, mio collega, circa un anno fa, 8 mesi. Dati precisi, allora, sono centinaia in questi 8 mesi, e quello che dicevo prima un attimo anche al Manuel, purtroppo non ho i dati precisi, però tanti vengono da Montesilvano, con situazioni molto molto particolari, sono anche delle zone di Montesilvano, poi dirò alla fine, un po' più coinvolte. Cosa facciamo? Allora, intanto c'è una prima primo ascolto, legato anche però a questo, infatti ecco, poi Stefano su questo magari interverrà. Io penso che ci debba essere un filtro che non passi necessariamente attraverso il CERT, perché da noi poi sono tutti insieme, per cui non è un posto dove può una famiglia, no? Venire tranquillamente. Quindi io direi di mettere anche delle centri filtro di accoglienza, dove la persona possa tranquillamente andare, la famiglia andare, senza necessariamente incontrare tossicodipendenti, detenuti, eccetera eccetera. Beh, diciamolo come la situazione è pure questa, quindi parecchi non vengono anche per questo, secondo me. È una mia idea, però insomma, facciamo quindi dei colloqui per dare delle prime risposte sia alla persona che alla famiglia, in collaborazione anche con l'aspetto legale. Infatti la ASL sta cercando, penso che a breve verrà anche una consulenza legale, perché sono tutte persone che hanno grossi debiti, per cui devono fronteggiare questa situazione, e spesso l'aiuto legale è anche importante. Quindi psicologico, legale, e poi anche se vogliamo di rimettere in gioco la persona attraverso spesso anche cambi di attività lavorativa, cioè, quindi a volte c'è anche il contatto che dobbiamo avere con la Caritas di casi estremi, perché sono persone ridotte a lastrico. Altre volte, quando sono problemi anche dicevo prima, tipo l'alcolismo, l'aspetto psichiatrico, indirizziamo ad altri servizi. Diciamo che diamo risposte rispetto a quello che è un po' la situazione, soprattutto di tipo psicologico, ma adesso è poi legale. I risultati sono buoni, ma diciamo poi queste sono situazioni che vanno viste nei lunghi periodi, perché il giocatore può anche smettere temporaneamente e poi ricomincia, è un po' come il tossicodipendente, insomma. Quindi i primi dati sono incoraggianti, però secondo me, questo lo dirò dopo alla fine, e c'è da fare qualcosa in più. Che dire ancora? Vabbè, poi dirò anche il mio telefono alla fine, per chi volesse mettersi in contatto con il servizio. Io voglio dire due cose prima di fare l'intervento finale sulla prevenzione. Cioè, io penso che sono sempre stato convinto che è in qualche modo importante capire i primi sintomi dei nostri figli, diciamo così, in particolare, per cercare di inquadrare situazioni che potrebbero essere in qualche modo essere prevenute in partenza. Quindi dico, se ci sono sintomi, tipo quelli che dicevo prima, negli adolescenti soprattutto, perché questo è un discorso che si sviluppa, c'è una curva, si sviluppa in maniera abbastanza importante
nell'adolescenza fino a 30 anni poi tende a, in qualche modo a diminuire. Un discorso a parte sono quelle persone che oltre in età matura cominciano in risposta soprattutto al discorso di tipo economico. Però in genere è questa prima fascia che io in qualche modo tendo in qualche modo a studiare perché lì si può intervenire presto. Quindi quando ci sono problemi relazionali, eccessiva timidezza o eccessiva aggressività, discontrollo degli impulsi, discontrollo del tono dell'umore, persone che hanno quindi comportamenti strani, uso strano dei soldi, che è importante questo, sin dall'inizio, non rispetto delle regole, sono tutti segnali che dobbiamo cominciare ad acquisire, non in maniera problematica, però per approfondire meglio. E dico la comunicazione come elemento fondamentale, cioè non ci deve essere mai questa, diciamo così, questa stortura, questa comunicazione che viene a mancare, è l'elemento fondamentale. Perché il giocatore è anche questo tra le altre cose, che è difficilmente aggredibile. Una cosa importante per le famiglie, come trattare il problema. Due consigli. Uno, non far venire sensi di colpa a queste persone che sentono già in qualche modo crollare il mondo addosso. Motivarli ad essere aiutati, ovviamente. Cercare quindi di non compensarli, motivarli ad essere aiutati e in qualche modo cercare di dargli un fiducia, speranza per il futuro, cercando di renderli consapevoli di quello che è il loro momento, attraverso la comunicazione. Il problema è che spesso e volentieri queste persone tendono a rompere il circuito della comunicazione, non parlano più, si chiudono, hanno il loro giro di amici, eccetera, eccetera. Questi sono un po', ecco, alcuni stimoli che ho voluto dare. Poi è chiaro che se ci sono domande rispondo volentieri, insomma. Quindi adesso mi fermerei qui. Grazie. Sono medico di base, a Montesilvano, conosco anche la Ferro. Sì. Volevo solo segnalare alcuni aspetti che all'ottima relazione che ha fatto esatto, sulle forme acquisite in età adulta, chiamiamola così, indotte da farmaci. Perché questo è un aspetto molto molto importante, perché a parte quelle situazioni che tu hai detto prima, noi come medici di base stiamo evidenziando sempre di più la comparsa di forme acquisite da farmaci, e in modo particolare nei pazienti affetti da Parkinson. Sì. E questi pazienti stanno aumentando in maniera esponenziale, perché l'età aumenta e purtroppo le lesioni di questi nuclei ipotalamici che controllano i movimenti parkinsoniani sono in aumento, e si prescrivono sempre di più farmaci che hanno un'azione anticinetica e che possono scatenare queste forme di dipendenza. Io personalmente ho due pazienti Parkinson che praticamente certe volte li incontro, si sbloccano verso le 11, 11 e mezza del mattino, dalle 12 in poi cominciano a girare i vari tabacchini, bar eccetera, e cominciano a grattare per vedere se vincono bene. Quindi questo è un problema che anche a livello nazionale si sa, e non vengono nemmeno riportati in questi farmaci nel bugiardino le controindicazioni, che sono appunto anche queste. Un altro aspetto, quindi chiaramente noi tutti, se abbiamo dei pazienti, delle persone in casa, anziani, dei genitori eccetera, parenti e compagnia bella, che affetti da Parkinson, stiamo attenti a questo effetto collaterale dei farmaci anti Parkinson. Poi un'altra cosa vorrei buttare una lancia a favore delle terapie che stanno andando avanti. Infatti una volta, recentemente, abbiamo fatto un convegno col professor Martinotti di Chieti, neurologo, che praticamente ci ha illustrato gli effetti positivi della mantidina, che è un farmaco che praticamente viene usato anche per il Parkinson, ma c'ha una capacità produrre una quantità enorme di levodopa, e questa levodopa è una sostanza che chiaramente gratifica e quindi va a contrastare gli effetti della ludopatia. Un'ultima cosa, ecco, un altro farmaco che viene dato certe volte off-label, che è importantissimo. Per esempio, molte donne prendono i farmaci per le gambe senza riposo,
Questi vengono prescritti off label perché la mutua non sono convenzionabili. E questi farmaci possono scatenare anch'essi la ludopatia. Quindi è importante. No, i flavonoidi assolutamente no. I flavonoidi sono ci sono di mezzo, diciamo all'inizio, quando noi abbiamo aperto il servizio, ci sono state le persone che avevano questi disturbi legati a questi farmaci che venivano da noi. È un discorso all'interno della comunità scientifica da approfondire, ma soprattutto attraverso le case farmaceutiche, cioè cercare farmaci che non hanno questi effetti collaterali. Ecco. E quindi è un discorso abbastanza complesso. Sul discorso dei farmaci in sperimentazione abbiamo diversi, tra cui anche il CISE di Chieti, c'è un professore che lo sta sperimentando, però siamo sempre a livello sperimentale, voglio dire, cioè, spero che vadano avanti questi studi. Però tu hai, scusa, te l'ho detto, comunque hai colto degli aspetti importanti, cioè rispetto anche al carattere dell'informazione, della prevenzione, cioè, rispetto a questo io farei una riflessione anche per collegare l'uso dei farmaci, che in generale l'educazione all'uso dei farmaci va fatta in generale, collegarlo a questo fenomeno. Quindi va fatta molta, secondo me, molta prevenzione, sia rispetto a alcune categorie a rischio, tra cui gli anziani, ma in generale, questo io concordo pienamente, cioè inserire anche all'interno di una futura campagna di prevenzione, perché stiamo iniziando adesso, anche questi aspetti. Infatti la regione ci aveva mandato delle locandine, sì, che noi, sì, i nostri ambulatori abbiamo messo. Sì, l'abbiamo fatti noi anche. Sì. Hanno un discreto, qualcuno arriva anche attraverso questo tipo di informazioni. Quella cosa che dicevi tu, il primo sportello, il primo fisico, sì, potrebbero anche essere i medici di base, specialmente se si organizzassero in strutture un pochino più complesse rispetto a quelle che ci sono adesso. E questa è un'idea, secondo me un'ottima idea, perché in qualche modo voi avete il posto della situazione. Ai nostri sindaci, che purtroppo invece di scapparsene e andarsene a destra e a sinistra, dovrebbero stare sul territorio e vedere le esigenze. Ok, vi ringrazio della sollecitazione.